okay so we can start yes. uh, good morning everybody today is tuesday the 20th of april and here we are for lesson two about uh, uh, the tragedy of uh, Christopher, not Christopher Marlowe, but of Doctor Faustus, uh, because the two characters may be um, uh, together. Yes, they are together. So we start with the, the contract, the agreement. Mm. We start immediately. Okay. Si sente? Posso cominciare? Okay, uh, in this uh, slide we already have uh, the sort of agreement uh, that um, Faustus had to sign in blood for Lucifer. Let us read all the, um, the elements, the items. So, number one Faustus will be a spirit in body and soul so a complete spirit in body and soul. Number 2, Mephistopheles will be his servant. Number 3, Mephistopheles will do everything that Faustus commands. Number 4, Mephistopheles will be invisible when he comes to Faustus's house. 5, Mephistopheles will appear in the shape that Faustus commands. Uh, I think there is a mistake, sorry that Faustus commands, perché a furia di guardarle e riguardarle queste slide, va a finire che si fanno, anche adesso io non posso correggere, però vi invito a osservare <laughs> che mentre il genitivo sassone va bene nel numero 4, Mephistopheles will be invisible when it comes to Faustus' house, Fostos essendo un nome come James, per esempio, no? che termina per S, per fare il genitivo, aggiungiamo lo stesso la S, pur essendo singolare, e leggiamo Fostos' house, ma qui è un vero genitivo, cioè sarà invisibile quando viene a casa di Fostos. Mentre nel numero 5, Mephistopheles will appear in the shape, cioè comparirà nella forma che Fostos... Ordina, e quindi non c'entra niente, apostrofo S, cancellatela, io la cancellerò quando torno a casa, e poi sotto, è anche per invitarvi a essere attenti: naturalmente. Agli, sapete quegli esercizi, no? Cerca gli errori. Ecco, e dovete essere anche di questo, di questo avviso, perché c'è qualche errore e siamo insieme qui per trovarlo. Ma c'è anche d'altro però. Allora, sotto abbiamo la firma I John Faustus la dichiarazione finale, agree that Lucifer and his servants can come and carry me away with them after 24 years. Eh, tutte queste belle caratteristiche, questi begli, uh, Questi vantaggi enormi, advantage that he has, uh, because he can uh, uh, appear, disappear and nobody um, can know where he exactly is, but after 24 years everything will be finished. Mm? 24 years è il contratto. Vi leggo qualcosa dal testo anche. then he signed his name on the contract. "it's done!" he cried triumphantly. "tracuntano, proprio trionfante!" "but there is something written on my arm!" cried faustus in alarm. "homo fuge. Mm. "men run away!" all his fear came back to him in a rush. "but where can i run to? god will throw me down to hell!" cioè questa scritta l'ha veramente disorientata, no? Cioè fuggi uomo. Mephistopheles could see that Faustus was regretting what he had done. Adesso siamo nella fase in cui Faustus ha un po' di ripensamento e anche eh, vorrebbe sì poter tornare indietro. He decided to offer him a little distraction from the terrible signing of the contract. Quindi a questo punto Mephistopheles, da bravo diavoletto, uh, cerca di tirarlo su d'animo e gli offre un, uh, un entertainment, cioè lo vuole distrarre un pochino. He made a discreet sign with his hand and a group of devils fece un assegno discreto con la mano, e un gruppo di diavoli entered the study. They were richly dressed and they began a ceremonial dance around the room. E si misero a danzare. What's this for? Faustus asked curiously. It's nothing. I just thought it would amuse you, Mephistopheles said. Ma Faustus non è così soddisfatto e dice, ma che è sta roba? It's nothing. Giusto per poterti divertire. Can I raise spirits like these when I want to? Faustus asked. Posso tirarmi su di morale in questo modo? Of course you can, Mephistopheles said. You can do much more than that, but give me the contract. Ordered. Sì, gli affari sono affari, c'è poco da fare. E questa è proprio l'impostazione tipica del businessman like. Uh, non abbiamo ancora avuto un Robinson Crusoe, però è già ben impostato. Cioè noi possiamo avere tanti belli accordi, tanti uh, distraenti, però uh, script manner. Quindi dammi il contratto. Faustus handed it to him Mephistopheles read it quickly lo lesse anche quindi questo è molto umano diciamo la verità there was a gleam in his eye as he folded the piece of paper away carefully ebbe un bagliore nello sguardo quando lo allontanò then he turned to Fostus with a smile now you can ask me anything you want evidentemente ha soddisfatto puoi chiedermi qualsiasi cosa tu voglia faustus asked mephistopheles to tell him about hell where exactly is it he wanted to know hell is everywhere replied mephistopheles wherever we devils are that is hell it's the place where we suffer and are tortured l'inferno è ovunque ovunque siamo noi diavoli il luogo in cui si soffre e si è torturati I don't believe in hell forces announced firmly. I think hell's a fable. E questo l'avevamo già visto anche la volta scorsa, vero? È proprio una, una, una fiaba, una fandonia. E quindi l'altro comunque, che è molto molto più eh, emancipato da questo punto di vista, gli dice vedrai, wait and you will see it. Poi c'è il piccolo discorso che riguarda la richiesta della moglie, ma non può passare perché dice lascia stare le mogli. Andiamo avanti e vediamo cosa, cosa ci porta adesso. Ecco, part 4, vediamo un po'. Uh, the days after the agreement with Lucifer, Faustus was entertained a lot. E quando diciamo entertained, possiamo pensare eventualmente a quelle danze, a, quei, uh, a quelle giravolte e anche spettacoli veri e propri perché uh, avevano un sacco di mezzi evidentemente. But he often felt unhappy. He wanted to repent. Qui continuiamo ad assistere alla sua lotta interiore e al, al suo desiderio di, di poter, almeno, pensare di tornare indietro, perché forse sa benissimo che non lo può fare. Ma almeno l'idea eh, non gli è ancora completamente scomparsa dalla mente. Mephistopheles didn't answer most of the questions that Faustus asked him. Anche questa è una cosa che lo lascia un po' insoddisfatto perché eh, una volta che ha firmato il contratto eh, Faustus vorrebbe avere anche delle delucidazioni su quello che sarà inferno, come vivranno eccetera ma Mephistopheles eh, eh, non voleva rispondere, anzi era piuttosto infastidito e questo crea un divario ulteriore. The devil did not want to talk about God and said, If you repent, devils will come and tear you to pieces, e comincia quindi a minacciarlo. Eh, non voleva parlare di Dio, e disse se uh, continui a farlo, e soprattutto se ti penti to repent if you repent, uh, frase uh, condizionale: devils will come and tear you. To I demoni verranno e ti um, strapperanno, immaginate il corpo uh, preso da questi demoni, uh, strappato proprio, tea to tear, eh, tear to pieces, sarai ridotto in pezzi. Chi prenderà una mano, chi prenderà un braccio, chi prenderà la testa e, e non restarà più nulla. Faustus was really frightened, so Beelzebub announced. Sit down and we'll show you the seven deadly sins. We'll enjoy, you'll enjoy it. A questo punto tira fuori proprio la sua uh, carta migliore, no? E siedi, ti dice, perché si era accorto che Faustos era terribilmente, um, impaurito e anche terrorizzato. Ma Beathebudi dice: uh, Siediti e adesso ti facciamo vedere The Seven Deadly Sins, che noi chiamiamo i sette uh, vizi capitali, no? Uh, oh, però sono sins, eh? peccati deadly. Eh, e non è scritto naturalmente eh, con una traduzione letterale, non troviamo la traduzione letterale perché deadly vuol dire mortale, mm, e quindi si sì, ritorna comunque anche all'italiano. Peccati mortali, peccati. Ok. Eccoli qua i seven deadly sins enter the room, cioè la personificazione degli stessi. Uh, sins. Mm? Quindi ritorniamo praticamente al periodo sostanzialmente tardo medioevo, quando mh, nel tempo delle morality plays, per esempio, i vizi e le virtù venivano personificati, eh, non è soltanto nella letteratura inglese comunque, eh, lo troviamo anche in altre civiltà, in altre letterature, molto prima ancora, e, e quindi sono delle vere e proprie entità che si presentano. Number one, I am pride, women love me. Posso aprire una parentesi? Non ho mai capito e me lo sto chiedendo ancora, nonostante abbia letto spiegazioni di critici, eccetera, perché dica women love me. Cioè perché le donne mi amano? L'orgoglio, non è solo delle donne. Eh? Comunque, nel Cinquecento si scrive questo. Number two, I am covetousness. Covetousness, attenzione, covetousness. If I had my way, gold, gold, that's what I love. To be covetous vuol dire essere ingordo, avido, tant'è vero che poi la parola gold... Ci fa capire chiaramente no, che è la parte per il tutto, cioè uh, danaro, oro, gioielli, tutto quello che rappresenta la ricchezza. Quindi, number two, covetousness. Covetousness. Sorry, repeat with me. Covetous, covetousness. Number three, I am envy. I can't read and so I want to burn every book in the world. Uh, bellissima la motivazione uh, dell'invidia, cioè io sono l'invidia e non so leggere, non so leggere. Per cui cosa fa l'invidioso? Uh, questo in linea di massima, vuole distruggere ciò che lui non sa fare, mh? perché non riesce a raggiungerlo. And so I want to burn every book in the world. To burn e bruciare. Burn, burnt, burn, burn. Brucio tutti i libri, qualche vago ricordo ce l'abbiamo, sempre storicamente parlando. Number four, I am Roth. I was born in hell and I roam around with a sword. Eh, permettetemi, qui c'è quasi un'immagine anche un po', uh, cioè c'è un aspetto comico, no? I am Roth, intanto, si presenta, sono la rabbia. Quella che noi chiamiamo Ira, probabilmente se vogliamo trovare il corrispondente in italiano sono nato in inferno all'inferno. And I roam around e vado in giro, cioè cammino, um, uh, ovunque vado, con una spada, with a sword. Quindi, questo personaggio praticamente non sta mai fermo. Hm? Possiamo trovarlo ovunque perché lui è sempre roaming, roaming around, to roam è appunto vagabondare anche. Poi si ferma, poi riprende, però ha sempre la spada, with a sword. Five, I am gluttony. My parents left me money for 30 meals a day. Bellissima questa precisazione, cioè la gola, no? Glutton, glutton, essere goloso, ingordo, ma di cibo, quindi proprio la gola. My parents left me money, i miei genitori mi hanno lasciato tanto denaro per, avere, per potermi permettere 30 pasti al giorno. E quindi lui sa benissimo come condurre la sua giornata. Uh, number six, I am sloth. I lie in the sun all day and I never do anything. Sloth è una parola abbastanza uh, brutta, nel senso che ha un suono non gradevole. E in effetti, ricorda qualcosa di sgradevole, cioè l'inedia. I am sloth, che non è la pigrizia. Per carità, già la pigrizia ha le sue caratteristiche non proprio positive, però. Uh, si pensa che possa magari alternarsi a qualcos'altro, ma sloth è proprio una scelta di vita, e quindi è l'inedia: I lie in the sun all day, è comunque come attività è abbastanza gradevole, magari anche, cioè mi stendo al sole tutto il giorno. And I never do anything e non faccio mai niente. Naturalmente, ricordiamoci che c'è sempre un riferimento anche alla vita che possono condurre certi personaggi che appartengono magari a, a classi sociali molto abbienti e vengono rappresentati anche da un punto di vista iconico, cioè come stesi su dei divani su dei canapè e sembra che stiano lì tutto il giorno e non facciano mai nulla, no? Certi re sovrani eccetera eccetera Number seven, I'm lechery all my pleasures are in the body lechery eh, anche questa non è proprio una gran bella parola, è, è la lussuria, è la lussuria. Però esiste anche un altro termine per indicare lussuria ed è the l'ust che troviamo spesso nella vita quotidiana: non si parla di luxury, cioè è proprio il uh, qui come peccato mortale, e quindi lascivo, um, non solo um, sì, abbastanza negativo, diciamo la verità. All my pleasures are in the body. Tutti i piaceri che io provo vengono dal corpo. Ok. Questi sono i seven deadly sins, quindi li possiamo rivedere: pride, covetousness, envy, wrath, gluttony, sloth e lechery. E andiamo avanti. Andiamo avanti perché segue adesso una piccola activity. Eh, questo è anche un corso di, di lingua, oltre che di letteratura, e quindi vogliamo divertirci un po' con la lingua, trovare magari dei riferimenti che poi ci sono utili anche nella vita quotidiana. E questa language activity eh, ci chiede, which of the adjectives goes with which sin? Cioè per ogni peccato abbiamo un aggettivo. Allora, adesso li leggiamo. Io lo faccio insieme a voi oralmente, però se posso permettermi, vi consiglierei o di fare una foto o di rivederlo e dopo di rifarlo perché eh, vi può restare molto più impresso e, e avere un senso che, che, che dura un po' di più e vi dà più soddisfazione anche, no? Allora, lazy, envious, proud, lecherous, angry, greedy, gluttonous. Allora, questi sono gli aggettivi. <coughs> Prima abbiamo visto i sostantivi, no? Allora, dal sostantivo discende l'aggettivo. E quindi c'è lazy, che conosciamo perché vuol dire proprio pigro. Envious. Invidioso, Proud, orgoglioso. Lecturers è molto legato naturalmente a leccery e quindi sarà lussurioso se lo vogliamo. Però eh, nell'esercizio che poi c'è nella fraseologia più che lussurioso potrebbe diventare libertino, insomma, qualcosa di più leggero. Quindi, evidentemente, nella versione diciamo mh, scolastica hanno pensato di alleggerire un po'. Angry Mm, arrabbiato, rabbioso, greedy, greedy è sempre colui che vuole mangiare tutto, il contrario di tutto, è ingordo, e cioè avido, attenzione, avido, greedy, mm. mentre gluttonous è proprio ingordo, cioè noi possiamo dire ingordo anche per greedy, però eh, non è ingordo soltanto di cibo, ma bensì di oggetti, di cose, di persone, eh, mentre gluttonous ha a che fare con la gola, ok? E quindi è un peccato di gola. Vediamo un po' cosa dice l'esercizio. Jack, la prima frase è già fatta, la seconda poi il terzo, eccetera, la facciamo insieme, no? eh, magari la potete fare voi. Jack goes out with a different girl every Saturday. È una frase molto semplice che possiamo trovare anche in un libro di terza media. Mm? Goes out uh, to go, terza persona singolare. Il peccato subito è lettery, mm? quindi facciamo un po' un salto, eh? devo dire la verità, perché allora questo goes out non è semplicemente andare a prendere uno spritz, evidentemente. Quando uh, sentiamo un inglese o in un film anche che si dice to go out with, non è uh, andare a cena soltanto, tant'è vero che poi ci mettono questo peccato qua, quindi vuol dire che loro sanno benissimo cosa si intende. Goes out, cioè ha uno spettro molto ampio. Uh, what a lecturous boy he is. Che cosa dobbiamo fare noi? Commentare usando l'espressione what a che è una frase esclamativa, introduce una esclamazione sostanzialmente e uh, mette sempre davanti what, uh, se è singolare, ma parliamo di sempre um, persone singole e quindi ci sarà sempre l'articolo. Cioè, mentre noi diciamo. Che ragazzo libertino, che ragazzo possiamo inventare, allegro, cioè dire libidinoso mi pare un po' eccessivo, scusatemi tanto, anche perché è per, è per specialisti, <ride> cioè è difficile che noi usiamo questo termine, permettete. Ecco, però, what a lecherous boy he is. Eh, non dico cosa si potrebbe dire se fosse una ragazza. Probabilmente potremmo tradurre con che ragazza facile, anche se ricorda un po' l'Ottocento. Però per dire, la scelta dei termini fra uomo e donna cambiano parecchio. Cioè, perché rientrano in uso comune, c'è cioè naturalmente uh, una, una società nella quale si vive che apprezza o accetta certe forme e altre non le considera. Passiamo al secondo. Pete had four hamburgers four helpings of french fries, a large coke. Dunque, qui had, non è il verbo avere, ma è il verbo mangiare. Uh, to have uh, some food, infatti vuol dire mangiare, no? Cioè, quando il verbo have uh, ha il significato di mangiare. Quindi, had four hamburgers, four helpings of french fries. Um, helpings non è il verbo aiutare qui, ma sarebbe uh, porzioni. Mm? Uh, Tant'è vero che a tavola, quando qualcuno uh, si deve servire da solo, uh, oppure c'è il cibo in tavola, uh, si può dire help yourself, help yourself, vero? Dai, serviti da solo. Beh, infatti, uh, self-service, d'accordo. Non è un self-service, però. Quindi, four helpings of french fries cioè quattro porzioni sostanzialmente di French fries, che sono patatine fritte, a large coke, mm, qui si è limitato a large coke. Quindi quale sarà il peccato? È eh, uno che, 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 che mangia e eh, sarà. Uh, glutton, glutton, gluttonous, vero? Mm? Glutton. A questo punto, gluttony, a questo punto, cosa dovremmo dire noi? What a gluttonous boy he is. Cioè, usiamo la stessa struttura che c'era nella precedente. Terza, Billy's father gave him a new car for his birthday. Now he wants a new motorcycle. Gave him a new car for his birthday. Nel senso che proprio che gliel'ha regalata. Mm. Uh, anche se non c'è la parola present, um, To give something for someone's birthday or on other occasions, it's me. it means to um, offer him something as a present. Quindi, se gli ha dato a new car, se gli ha regalato a new car for his birthday and now he wants a new motorcycle. Mm? Quindi è il tipico non contento, mai contento. E che cosa? Um, quale sarà il peccato? Uh, il peccato capitale eh, sarà uh, colui che non si accontenta mai e quindi è un <coughs> sorry. Let's go back. Eh, sarà greedy, no? Number, next one. Just because I did better than Robert in the English test, he refuses to speak to me. Questa è una situazione che purtroppo si può verificare. Just because I did better, to do better vuol dire fare meglio, proprio traduzione alla lettera, better than, comparativo di maggioranza, no? Ma proprio perché just because I did better than Robert in the English test, tanto per non allontanarci troppo, he refuses to speak to me. Che cosa succede? che lui si rifiuta di parlarmi. E eh, qui purtroppo siamo nel campo dell'invidia. Eh sì, envy. Poi, next one. Jerry fights with everybody all the time. Una persona che combatte, ma non com litiga, ecco direi, anche se to fight è combattere. Quindi sarà probabilmente um, Roth, e dopo il termine, l'aggettivo sarà angry. Probabilmente, vero? Provate? Hilary never does her homework. She never does anything. Vi ricordate? C'era qualcuno che non fa mai che, che si diletta a stare steso sul divano, quindi never does her homework, non fa mai i compiti, e non fa mai niente. He never does anything. Direi che è un po' pigra, vero? Mm. E quindi il peccato sarà quella parola terribile, sloth, vero? Next one. Just because she's a great swimmer, Jane thinks she's better than everybody else in the school. Come vedete, tutte queste frasi sono un po' eh, legate, diciamo, a esperienze di adolescenti, di. di di giovani più che, che di adulti, però ci rendono l'idea lo stesso. In ogni caso, anche se uh, questo è un corso, uh, soprattutto indirizzato per, per carità, uh, persone di tutte le età, ma um, coloro che magari hanno lasciato la scuola da un pezzo, però hanno tutti a che fare con altri che ancora a scuola ci vanno e quindi magari trovano frasi del genere potrebbe essere un nipote, un figlio, un figlio di un'amica, eccetera, proprio perché, quindi torniamo alla frase, just because she's a great swimmer, proprio perché è una grande nuotatrice. lei pensa che è migliore di qualsiasi altra persona a scuola. She's better than, ok? E quindi qui abbiamo... Ecco perché ha detto forse. Eh, lasciamo questa piccola giustificazione. Che I am pride. Vero nella. Eh, Qui siamo nel proud come aggettivo. <coughs> ecco. Ecco, allora, i peccati erano pride e quindi l'aggettivo diventa proud. Covetousness e um l'aggettivo sarà covetous envy, envious wrath invece abbiamo angry uh, gluttony uh, sloth, lazy e lechery eh, ci mette lechery, uh, lecherous che vi dico è un aggettivo molto forte che più che altro ha un peso letterario o eventualmente legale ecco, questi sono gli ambiti in cui si trovano le parole che ormai non sono più usate nella lingua quotidiana Ok, next one, allora se eh, come dicevo prima avete un po' di tempo tornate su questa slide e divertitevi, perché è anche un divertimento, eh, a fare questo esercizio. Intanto procediamo e vediamo un po' cosa succede nella parte successiva. Part 5. Faustus and Mephistopheles go to Rome and play some tricks on the Pope. Per chi eh, legge per la prima volta quest'opera potrebbe venire un piccolo sospetto. Anch'io non la leggevo da tanto tempo e mi sono detta: ma santa pazienza, per quale motivo devono andare a Roma eh, il Papa, eccetera, eccetera? E signori cari, siamo in piena riforma protestante. E quindi chiaramente eh, il riferimento al Papa, all'antipapa, al, uh, al sovrano che abbiamo in Germania e a una forma, diciamo, di antipatia nei confronti di Roma è giustificata. Ricordiamoci che uh, Christopher Marlowe è in Inghilterra. Per carità, però lui viaggiava moltissimo e il, um, il protestantesimo, anche se non era proprio Martin Lutero, è arrivato in, uh, in Gran Bretagna, in, nella Chiesa d'Inghilterra, poi dopo c'è stata la Church of England, c'era già stata chiaramente uh, la Riforma, avevamo già avuto un Enrico VIII, uh, quindi lotte che riguardavano um, cattolici e protestanti, ce ne sono state tante. E quindi adesso ci spostiamo e andiamo a Roma, <clears throat> ma per fare cosa? To play some tricks on the Pope, per fare qualche scherzetto al Papa. Apro parentesi: c'è sempre un aspetto, diciamo, umoristico, vero, che non è comico, ma per quanto possono esserci anche dei piccoli dettagli comici, ma anche nel testo originale, questo naturalmente, eh, perché ricordo che è un adattamento, cioè questo è abbastanza anacquato. Ma che cosa succede? Che, eh, come tutti i grandi narratori, e in tutte le opere di teatro, anche nelle tragedie, noi troviamo sempre anche un altro aspetto della medaglia, cioè riusciamo a vedere anche. Altre cose che uh, non sono proprio così evidenti. E questo è il tipico, diciamo, humor, anche humor britannico. E, e, e riandiamo a Chaucer, se vogliamo, eh, ai famosi Canterbury Tales. Comunque non allontaniamoci troppo, eh, perché dobbiamo andare a Roma. Okay. Allora, Mephistopheles told Faustus that he had planned something special for him. Pope Adrian was about to celebrate his victory over the rival German Pope, Bruno. When they arrived at the Pope's palace, they saw Pope Adrian, his guest, King Raymond of Hungary, and the cardinals with their prisoner, Bruno. Mephistopheles and Faustus disguised, disguised as the cardinals of France and Padua. They said Bruno was to be executed and the Pope ordered to take him away. The two hurried away with Bruno and the crown. The two real cardinals fallen asleep were punished. Qui è riassunto in modo abbastanza sintetico quello che succede uh, in Vaticano. È un bel pasticcio. Perché Mefistofele. Aveva il compito, e eh, si è messo proprio come eh, primo elemento sempre da considerare, il fatto che voleva divertire Faustos. No? Allora, Faustos ehm, riceve da Mefistofele queste notizie, dice, eh, il quale gli dice che ha organizzato qualcosa di speciale per lui. Perché cosa succede? Il papa Adriano mh, stava per celebrare. La sua vittoria, che era già avvenuta, sul rivale tedesco Bruno, perché c'era un antipapa. Mm. Ricordiamoci che siamo in un'opera letteraria. When they arrived at the Pope's Palace, quando arrivarono al palazzo del Papa, cioè uh, San Pietro, they saw Pope Adrian, naturalmente, i suoi ospiti ospiti notevoli come il re Raimondo di Ungheria and the cardinals e tutti i cardinali con il prigioniero Bruno. Mephistopheles and Faustus disguised as the cardinals of France and Padua. Cioè questo naturalmente è un passaggio eh, abbastanza veloce rispetto al paragrafo precedente. Cosa succede? Che c'erano effettivamente i cardinali di Francia e di Padova, che poi è abbastanza interessante come mettono insieme la Francia, che è una nazione con, tutto, eh, con tutta la sua storia e la sua dimensione, e Padova, eh, il cardinale di Padova. Anche qui bisognerebbe pensarci un attimino. Comunque non è una scelta casuale. Perché cosa fanno Mefistofile? E, e Fostos a un certo punto si travestono e siccome noi sappiamo che gli spiriti possono comparire eh, nella forma e nel luogo che preferiscono nessuno si accorge del cambiamento quindi loro a un certo punto fanno finta, si travestono come cardinali di Francia e di Padova e che cosa fanno travestiti così parlando con il, il Papa Adriano dissero che Bruno doveva essere eh, ucciso, condannato a morte, e eh, il Papa quindi ordinò di portarlo via. I due, eh, i due il gatto e la volpe, <ride> cosa fecero? Scapparono con Bruno e la corona, hm? perché essendo disguised non erano effettivamente i cardinali di Francia e di Padova e quindi quando riprendono le loro sembianze poi i due veri compaiono sarà un pasticcio per loro perché oltre a portarsi via Bruno che avrebbe dovuto essere eh, condannato a morte si portano via anche la corona i due cardinali eh, effettivi che nel frattempo erano caduti addormentati fallen asleep furono puniti furono puniti perché tutta la cerimonia che il Papa avrebbe voluto avere così gloriosa davanti al re eh, di Ungheria e altri nobili, eccetera, lascia ormai il vuoto. Allora, vediamo un po' nel testo, se ce l'avete vedrete che sarà più eh, dettagliato. It was terrified of what you had done. You tried to repent. No question on chintillas. It's never too late. Go to it. Covetousness. I replied. Um, slots. Excuse me. I'm turning the pages. Uh, yes. Allora, leggiamo subito la prima parte. Quando dice, Mephistopheles and Faustus now set out on an eighty-day tour of the universe. Intanto, eighty-day, eight-day tours dell'universo. They flew around the stars together and Faustus learned a great deal about astronomy. Cioè prima di decidere di andare a Roma e quindi di depositarci diciamo sulla Terra con gli esseri umani eh, che, che qui possiamo trovare fanno un giro invece con eh, motivazioni astronomiche quindi conoscono varie cose che riguardano l'astronomia perché i diavoli sono anche molto preparati e sanno tutto, eh. Faustus was delighted with this experience and soon started on another grand journey, this time around the world. Ecco, notate, mentre prima, quando si trattava di conoscere gli astri, che sarà stato un viaggio bellissimo, immagino la Luna, le stelle, i pianeti, eccetera, era about, cioè un tour of the universe, adesso invece abbiamo un tour around the world. Quindi sulla terra. He and Mephistopheles finally traveled through the important cities of Germany, France and Italy. At last they arrived in Rome. Eccoci qua a Roma. They saw the historical sites of Rome together and Faustus was again delighted with the experience. Mephistopheles told him that he had planned something special for him. We are going to the papal palace. La, uh, la sorpresa è il fatto che vanno adesso nel um, palazzo, diciamo, di, uh, del Vaticano. Mm. Faustus knew that Pope Adrian was about to celebrate his victory over the rival German Pope Bruno, an important feast had been planned suddenly he decided that the feast would be a splendid occasion for him to show his powers perché aveva voglia quindi di dimostrare le sue abilità magiche <clears throat> mephistopheles promised to organize something for faustus and the two of them hurried to the palace when they arrived, they were just in time to see Pope Adrian, his guest King Raymond of Hungary, and the cardinals with their prisoner Bruno. The cardinals threw the rival Pope to the ground, and Pope Adrian walked over him to reach his throne. Una scena terribile, no? Per far vedere eh, la sua vittoria e la sua superbia, anche, è presentato così, almeno questo Pope Adrian, davanti ai suoi ospiti, cosa fa? Cammina sopra il corpo del dell'antipapa, che era stato nel frattempo buttato a terra, perché i cardinali, through the rival pope, to throw through, throw, no? gettare to the ground, gettare a terra, e Pope Adrian walked over him, ci camminò sopra. Bruno is helping the rightful Pope to climb into Peter's chair, commented Raymond. Bruno eh, offre praticamente eh, l'occasione eh, al Papa giusto diciamo il papa che, che, che deve raggiungere il, il nostro papa che deve sedersi sul trono di pietro. That place is mine, cried Bruno bitterly, I am the Pope. Però Bruno, nonostante sia stato calpestato, ha ancora forza per parlare e sostiene, I am the Pope. Pope Adrian sneered at Bruno's words laughed mockingly cioè mh, rise in modo sprezzante a queste parole you are my prisoner he told him and you'll soon find out what your rightful place is e subito troverai sei mio prigioniero e troverai presto il tuo giusto posto a questo punto signal to the cardinals of france and padua i veri cardinali di francia e padua eh, fece segno loro e disse «Go and find out what the Synod has decided to do with Bruno». Cioè, recatevi, sono dei messaggeri no, in un certo senso, uh, recatevi presso il Sinodo, eh, dove ci sono tanti membri della Chiesa, e fatemi sapere che cosa è stato deciso per Bruno. «The two cardinals hurried» From the chamber. Faustus suddenly had an idea and began whispering hurriedly to Mephistopheles. A questo punto, a Faustus viene l'idea. L'idea mm, di, di, di mettere in pratica i suoi poteri magici. You go with the cardinals, he whispered, make them fall asleep, and then you and I will take their places. We'll talk to the Pope and we'll set Bruno free. He concluded boldly: Ecco la mia idea. Vai con i cardinali, falli addormentare. Make them fall asleep. Poi tu ed io prenderemo il loro posto. Parleremo col Papa e libereremo Bruno. Concluded boldly, molto coraggiosamente. The rival Pope, meanwhile, was trying to argue with Pope Adrian. you know that i was appointed by the german emperor he said Perché bruno ha delle motivazioni e le tira fuori sai che sono stato nominato dall'imperatore uh, tedesco i'm going to punish the german emperor as well adrian said proudly first i'll excommunicate him and then i'll take his crown from him E a questo punto la sua vendetta è anche contro l'imperatore tedesco. Lo punirò, Adrian disse orgogliosamente, prima lo scomunicherò, che è l'azione che segue vero, a qualsiasi decisione, anzi è la prima cosa che fanno, e poi gli porterò via la corona. Bruno tried once more to argue his case. What about the promise that Pope Julius made to the German Emperor Sigismund? He went on. He promised that the popes of Rome would always acknowledge the German emperor as their lord. E eh, qui eh, infatti storicamente c'era stato un accordo fra il suo eh, predecessore, Papa Giulio e eh, l'imperatore tedesco Sigismundo, al quale eh, il Papa aveva promesso che qualsiasi, tutti i papi di Roma avrebbero sempre riconosciuto l'imperatore tedesco come loro signore. Ma Adrian dismissed the argument with a wave of the hand. Fece così proprio con la mano per dire lascia perdere. Julius broke, no, anzi molto più lentamente. Julius broke the rules of the church when he made that promise. He said. His decrees mean nothing. The power of the whole world belongs to the Pope, not to the emperors and kings. Ecco qua. Giulio ha infranto le regole della Chiesa quando ha fatto questa promessa, cioè, quindi disconosce ciò che il suo predecessore aveva detto. I suoi decreti non significano nulla. Il potere del tutto il potere temporale, lo possiamo tradurre così, the power of the whole world, perché il mondo quindi è il potere temporale, appartiene al Papa, né a imperatori o re. E a questo punto la disquisizione non è che porti a nulla. Ma nel frattempo vediamo cosa succede nelle camere dove sono andati i due cardinali, i quali dovrebbero poi portare al Papa la decisione del sinodo. Just then Faustus and Mephistopheles entered the chamber disguised as the cardinals of France and Padua. Ecco che arrivano Faustus e Mephistopheles però con le sembianze dei cardinali di, uh, di Francia e di Padova, Mephistopheles and Faustus disguised as the cardinals of France and Padua si presentano davanti al Papa, il quale è già abbastanza nervosito anche perché dopo questa discussione eh, fargli ricordare che il suo predecessore aveva detto qualcosa di diverso e quindi vorrebbe giungere a una conclusione abbastanza veloce. E dice: Well, what has the Senate decided to do with Bruno? They have decided to punish Bruno and the German emperor, Forstus replied solemnly. They say that Bruno should be executed if his actions were not forced by the emperor. He should be burned at the stake. Ecco qua il verdetto che i due dicono e comunicano al Papa. Dobbiamo punire. Hanno deciso, il Sino dei Cardinali hanno deciso di punire Bruno e anche l'imperatore tedesco. Dicono che Bruno dovrebbe essere condannato a morte, se le sue azioni però non, non sono state eh, volute o non, è, non si è sentito obbligato dall'imperatore e dovrebbe essere arso vivo, come facevano con le streghe. Pope Adrian smiled cruelly. Take him away with you, he ordered to and Mephistopheles. Put him in prison and we will decide what to do with him tomorrow. And take his crown with you. Put it in the papal treasury. Ecco qua che uh, ai due uh, travestiti, chiamiamoli così, cioè Forstus and Mephistopheles. Uh, viene dato l'ordine da parte del Papa di portare Bruno in prigione e domani si deciderà cosa fare: cioè uh, come portare a compimento questo verdetto. E portate anche la corona perché lui aveva una corona. Mettetelo però nel tesoro del papale. Mephistopheles mm. how hurried a way with Bruno and the Crown. A questo punto it's uh, ok? Uh, stiamo per terminare, comunque la slide contiene ben poco ma siamo nel momento clou uh, dove praticamente c'è la fuga di Bruno Now forces want to attend the Pope's celebratory feast a questo punto però loro non se ne vanno perché vogliono assistere alla uh, cerimonia e anche al disvelamento di ciò che è successo poi uh, ai due cardinali i quali Avevano dormito e non sapevano assolutamente nulla. The guests were beginning to arrive for the feast when Faustus reached the palace. Stavano arrivando gli ospiti. Pope Adrian was welcoming the cardinals to welcome. Stava ricevendo Pompa Magna. Would you like to know what the synod has decided to do with Bruno? One of the cardinals asked him. The Pope looked at him in surprise. What are you talking about? he asked impatiently. Adesso viene preso in contropiede perché uno dei cardinali gli chiede: Vuoi sapere cosa ha deciso il sinodo? Ma il Papa lo guarda molto sorpreso. What are you talking about? Di cosa parli? You have already told me the sinner's decision, eccetera, eccetera, e che Bruno deve essere ucciso. But we haven't said anything, the cardinal said in astonishment. Cioè, questi non ne sapevano proprio nulla e quindi dicono: Non abbiamo deciso. King Raymond intervened angrily. Don't deny it! Non negartelo, disse um, in modo sostenuto. I was there, I heard you tell Pope Adrian that the Senate had decided. Perché aveva avuto anche altre persone, dei testimoni che avevano sentito appunto che Bruno doveva essere portato in prigione fino al giorno dopo e poi uh, messo a morte. You are mistaken, cried the Cardinal fearfully. I don't know what you are talking about. Suddenly, Pope Adrian got very angry. A questo punto il Papa si arrabbiò moltissimo. Take these two to prison! If they don't tell us where Bruno and the Crown are, they will die for their sins. Quindi a questo punto se la prende coi cardinali, li fa mandare, li fa portare in prigione, e se non ci dicono dov'è questo Bruno e dove si trova anche la corona, saranno, eh, saranno praticamente giustiziati. Soldiers suddenly appeared and removed the two terrified cardinals. The cardinals look quite terrified. Soon the Pope and his guests moved to the table to eat. Faustus went with them, moving unseen around the room. Pero C'è il pranzo adesso tutti cominciano a mangiare, forse pure è presente, però è, uh, non, uh, non fisicamente, cioè soltanto come spirito, e um, si divertiva moltissimo ad ascoltare i loro discorsi. <coughs> yes, and this is the last part of this chapter. Every time the Pope tried to lift. Ah, sì, no, c'è un altro aspetto molto divertente, poi, poi chiudo. Cioè, ogni volta. E cosa faceva questo diavoletto eh, un po' dispettoso? Ogni volta che il Papa alzava eh, il, la mano per portarsi il cibo alla bocca, lui interveniva e gli allontanava la mano. Lo stesso con il bicchiere, quindi non riusciva né a mangiare né a bere. Suddenly, Forstus struck a hard blow at the Pope's ear addirittura, andiamo oltre anche, uh, diede un, uno schiaffo al Papa, Pope Adrian si alzò arrabbiato, era, um, si sentiva offeso oltre che dolorante anche, I cursed the soul e maledisse, cioè maledico uh, quest'anima perché si accorse che c'era qualche cosa, what will you do? Now, Fusus Mephistopheles asked il direttamente ormai ha raggiunto il massimo. e Quindi dice: cosa vuoi fare adesso? The Pope will ask the priest to curse you with bell, book, and candle. Adesso ci sarà una cerimonia in cui tu sarai uh, praticamente maledetto, una, 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 una sorta quindi di cerimonia liberatoria. Vi saluto. Uh, see you next week. And uh, read and do the